d'accordo, non siamo d'accordo sul manufatto che è stato fatto e io non sono d'accordo sul riempire gli arconi di una struttura di cemento armato. Ma per carità, ma lei lo sa che il famoso Murus Civitatis che ha citato l'assessore ci addosseranno i cessi e poi con una fogna porteranno fuori i rifiuti, i liquami. Certo, la interrata vorrei vedere, però Anche. dico, questo è il Muro Civitatis, se qui ci costruiamo i cessi le sembra una cosa normale. Ma di che cosa parliamo? Un'altra ora di due interventi? Ha visto da dove ha cominciato? Siamo tornati agli Etruschi. Io voglio parlare di quel manufatto. Perché lo hai fatto così? Chi te lo ha ordinato? Hai pensato qualcos'altro? Perché hai cambiato il progetto, che non era quello? E vuoi fermare la città che cambi il progetto prima e non dopo? Quando mi chiami a discutere, quando il progetto è quasi finito? Ma stiamo scherzando? Questo è il modo di trattare i cittadini. Le faccio solo un esempio, poi la lascio al suo lavoro. Ad Ancona, va bene, Ancona, il sindaco della città ha chiamato 200 cittadini e ha detto: ragioniamo su un progetto strategico per il centro storico di Ancona. Hanno individuato tutte le aree a rischio, va bene, tutti i buchi neri che ha ogni città ha nei suoi centri storici, e hanno studiato un progetto complessivo di risanamento di tutto il centro cittadino. Lo hanno fatto insieme, comune, tecnici, cittadini, associazioni. Allora, qui perché non si fa questo percorso? Che cosa c'è? Non si è fatto adesso, non si è fatto prima. Io non abbiamo ne nessuna, come dire, nessuna valvola per discutere con l'amministrazione. Non c'è, ci è impedito. L'unico modo qual è? Di sfogarsi sui social network o se un giornale locale ti prende un articolo e te lo pubblica. Ecco, a proposito del coinvolgimento, non si aspettava più gente stasera? Ma Visto che l'argomento io mi sembra, come dice lei, aspettavo, sembra così, no, io mi diciamo. aspettavo la gente che c'è. Lei si Glielo aspettava? dico, sì, perché tanti amici miei non sono voluti venire, proprio per quelle cose che le sto dicendo adesso. Io sono venuto per estremo rispetto, perché se no di che cosa vengo a parlare? Mi scusi, hanno già deciso tutto e hanno deciso che quel progetto rimane così com'è. Questa sera ci vogliono indorare la pasticca e farcela ingoiare. Punto, tre interventi di fila che partono dagli Etruschi per arrivare a che cosa? A dirci che sono bravi? Ma ragazzi, non scherziamo. Cosa le devo dire? Buona serata. Anche a lei, la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci.